Un pomeriggio diverso, quello di ieri, per il conferimento del premio UNIMRI 2023, fortemente voluto dal suo presidente nazionale Giovanni Porcaro, svoltosi presso la prestigiosa sala di Palazzo Sgalleri a Mussomeli. Una sala piena di ospiti, con alcuni arrivati anche da lontano. Ha coordinato e moderato l'incontro il docente e scrittore professore Michele Rondelli. Con i saluti del vicepresidente nazionale UNIMRI, professore Francesco Pira, del cavaliere Francesco Cagnina, presidente della sezione di Caltanissetta e del sindaco di Mussomeli, onorevole Giuseppe Catania, è stato dato l'avvio al conferimento del premio UNIMRI 2023 con la consegna a mano del tenente colonnello Luigi Balestra, comandante del nucleo investigativo di Agrigento, dell'onorevole Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli, che ha ritirato anche quello conferito all'onorevole Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, purtroppo assente per impegni istituzionali. Altro premio conferito a degni ideatori della mensa di solidarietà di Mussomeli, purtroppo assente, ma rappresentato da Franco Amico. A seguire poi la dirigente Gesuela Pullara, comandante Polizia Penitenziaria di Agrigento, il professore Corrado Sillitti, docente di storia della musica, il professor Giovanni Tesè, avvocato, saggista e scrittore, il dottore Stefano Zammuto, giudice tribunale di Sciacca. Un riconoscimento speciale è stato consegnato al dottor Daniele Franciamore e al preside Vincenzo Maggio dell'Istituto Scolastico Superiore Virgilio di Mussomeli. L'intervento artistico del maestro Corrado Sillitti è stata la ciliegina della serata che ha conquistato la simpatia, l'apprezzamento e il compiacimento del pubblico presente. Da sottolineare che ognuno dei premiati al momento del ritiro, appunto, del premio, ha espresso i propri sentimenti di ringraziamento per il conferimento del premio ricevuto. Aria di festa e di compiacimento dunque in giro per l'evento che ha registrato tanti applausi e testimonianze. Alla fine, nei locali attigui, i presenti sono stati omaggiati con un rinfresco servito dai laboriosi ed eleganti ragazzi del Virgilio, accompagnato dalla torta finale che ha addolcito la serata.
questo luogo. Iniziamo, andiamo in via questo premio UNIR 2023. Io chiaramente do la parola subito a Francesco Pira per il saluto, ma soprattutto per l'introduzione e la spiegazione del premio. Buonasera a tutti e intanto grazie Sindaco per l'ospitalità, grazie a Mussolini per questa possibilità che ci date di poter fare la prima edizione del premio Mimri qui a Mussolini. E credo che questo premio assume un significato particolare in un momento in cui nel nostro paese e anche in giro per il mondo c'è tanto odio, ci sono tante vittime, alcune che certamente non hanno chiesto di nascere, crescere e vivere in un momento in cui ci sono delle guerre. Io vi porto il saluto del Presidente Nazionale dell'UNIMRI, che è il cavaliere Gianni Porcaro, purtroppo oggi non è qui, che ha subito un piccolo intervento, quindi è in convalescenza, ma che con piacere sarebbe tornato in Sicilia per poter presiedere lui questa importante cerimonia. Il nostro ringraziamento certamente va oltre al Comune di Mussumeni, che ci ha appunto messo a disposizione, grazie alla storia del Giamore, questa bellissima struttura, all'Assemblea regionale, alla presenza dell'Assemblea regionale siciliana, tra poco dovrebbe raggiungerci l'onorevole Gaetano Capano, che è il presidente dell'Assemblea regionale. Noi ti ringraziamo particolarmente anche per il fatto che grazie al loro sostegno stiamo facendo questa manifestazione, che non è una manifestazione che vuole soltanto assegnare dei premi per mettere una medaglia in più a persone che ne hanno già tante, ma che hanno dei meriti. Però la cosa che è importante sottolineare è che noi con questo premio dobbiamo valorizzare le eccellenze siciliane che sono in trincea quotidianamente, che portano alto il nome della Sicilia. Vedrete che abbiamo cercato insieme a tutto il comitato di assegnare dei premi che non sono solo esclusivamente legati al tema dell'educazione alla legalità e della legalità, ma sono dei premi anche per l'impegno sociale nel mondo della cultura, delle arti. Noi abbiamo cercato di associare, pensate che daremo anche un premio a una persona che ha aperto una mensa di solidarietà. Vedrete che con delle motivazioni sobrie cercheremo insieme di far risaltare anche quelli che sono momenti culturali importanti, ma momenti di aggregazione attorno alla Sicilia migliore. Tanti anni fa andai a Cesena per un convegno che era per celebrare il 12 Falcone Borsellino, e questo convegno si intitolava Il lato giusto. E quello che mi viene di dirvi con grande franchezza, io insegno all'università sociologia e provo a trasmettere questi messaggi ai miei studenti, perché a volte noi siciliani, soprattutto quando siamo al nord, ci alziamo la mattina e dobbiamo sempre dimostrare che non siamo mafiosi. Ed è una cosa terribile, no? Questa idea che comunque tu sei mafioso perché sei nato lì e che c'è qualcuno che deve decidere se tu lo sei o non lo sei. Allora bisogna sempre scegliere qual è il lato giusto. E scegliere il lato giusto fuori dalla Sicilia è molto semplice, ma scegliere qual è il lato giusto in Sicilia diventa ancora più complesso, perché la nostra è una regione dove i nostri compagni di scuola sono divisi. Magari metà sono forze dell'ordine e metà stanno invece facendo percorsi, chiamiamoli così, riabilitativi nelle nostre galere. Quindi io credo che c'è oggi la necessità di combattere questa idea di
di legalità che è un'idea molto, molto complessa. Io ho trascorso le ultime ore di questi giorni appena passati a rilasciare interviste sul caso della ristoratrice di Lodi, no? Io mi occupo di sociologia della comunicazione, mi occupo di web, e tutti mi hanno chiesto: ma perché tanto odio su web? Ma perché siamo diventati così cattivi? Ma perché dobbiamo usare questi strumenti nel modo peggiore? È una domanda che io giro a voi. Oggi il senso di questo premio è stare insieme per, non soltanto per celebrare persone che si mettono ogni giorno in discussione, perché guardate, ognuna delle persone che saranno premiate, se sono magistrati, scrittori, ognuno di loro ha deciso di mettersi in discussione, ha deciso di assumere comportamenti che in qualche modo possono avere apprezzamento e possono invece non averlo. Tra l'altro, in un paese come il nostro, che è fortemente polarizzato, questo è un paese che si divide su tutto. Prima ci dividevamo a parte dello sport soltanto sulla tifoseria, adesso ci dividiamo su tutto, su Piero Pertani, su qualunque cosa, noi troviamo il modo di dividerci. E allora il senso di questo premio è anche trovare il modo di mettere insieme le cose che ci uniscono, più che le cose che ci dividono. Trovare il modo di credere nelle persone che noi possono essere un esempio e dimenticare un po' questo atteggiamento tipico dei social network, no? Dove chi oggi è un mito, domani diventa una persona peggiore, no? Io ho un amico sacerdote, filosofo di Venezia, che dice sempre che sui social tu passi dall'altare alla polvere. E lui dice: però anche quando sei sull'altare portati la aspirapolvere, perché ti posso servire. E ha ragione, perché in realtà noi viviamo in questa società in cui non stiamo trasmettendo messaggi positivi ai giovani, non stiamo dando quello che i giovani avrebbero bisogno di avere in un momento di fragilità. Perché se nei tempi io vedevo quella divisa e li chiamavano sbirri già allora, se oggi continuano a chiamarli sbirri, non abbiamo inciso nell'identità culturale, non abbiamo inciso nel fatto che quegli sbirri ci proteggono, ci permettono di vivere una vita più serena in un momento in cui tutti noi abbiamo paura per la nostra sicurezza. Quindi il messaggio che mi sento di darvi oggi è: grazie per esserci intanto e grazie a tutte le persone che sono state premiate, grazie a tutto il comitato regionale che ha lavorato per me, poi insomma il professor Rondelli, non dirà un per uno, così daremo anche il giusto riconoscimento a chi ha lavorato, e grazie a tutte le persone che saranno premiate per quello che hanno fatto e per quello che continueranno a fare. Noi crediamo che un premio non rappresenta un punto d'arrivo, il premio rappresenta un momento in cui qualcuno ha voluto riconoscere un merito, e in questa società è quasi impossibile, e quando ti riconoscono un merito tu sai che quel merito te lo devi continuare a guadagnare. Allora noi diciamo ai premiati: avete lavorato bene, siete stati bravi, avete trasmesso messaggi importanti, però continuate perché ne abbiamo bisogno. Grazie, buon lavoro a tutti. Chiaramente non possono mancare i saluti dell'onorevole sindaco Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli. Io non voglio anticiparvi niente, è uno dei premiati, è persona stimatissima in tutto il circondario. Vorrei che il museo di sindaco più tardi funzionare di premiato. Grazie, grazie davvero. Innanzitutto un saluto a tutti voi, un benvenuto a tutti voi. Grazie all'Unione Nazionale che oggi ha scelto Mussomeli per questa iniziativa, e siamo onorati come città, come cittadina, mi piace dire che siamo una città. Siamo onorati di
ospitarvi. Siamo onorati di ospitare le forze dell'ordine, avendo qua amici che non vedevo da tempo. Grazie ai carabinieri per essere qui presenti, lo sono ogni giorno per la loro attività quotidiana. Grazie alla Guardia di Finanza, grazie ovviamente anche alla Polizia di Stato per essere qui. E vedo anche la presenza di tante associazioni del terzo settore, vedo la presenza di tanti rappresentanti del mondo della scuola, la presenza di tanti rappresentanti del mondo delle attività produttive. Quindi quello di questa sera è certamente un'occasione intanto per un confronto tra organizzazioni che fanno parte di un unico corpo, che è quello della nostra comunità. Quindi siamo assolutamente felici, siamo lieti di ospitarvi, siamo certi che Mussomeli vi accoglierà come sa fare, cioè con la massima capacità di accoglienza che ognuno riconosce a Mussomeli come città e cittadini Mussomeli. Ovviamente come primo cittadino io sono contento che questa iniziativa venga svolta a Mussomeli, per cui vi auguro di trascorrere una buona serata. Aggiungo solo un passaggio di questo che mi è piaciuto molto nell'introduzione fatta dal Cavaliere Pina, e cioè il fatto che oggi più che mai, in una condizione di grande difficoltà che sta vivendo il mondo in generale e anche il mondo occidentale, cosa che fino a qualche mese fa era assolutamente impensabile per noi che eravamo riusciti a lasciarci alle spalle le lotte, le guerre, ma che ahimè ritornano sempre più con una drammatica attualità. Dicevo, in una condizione come questa io credo che sia necessario semplicemente che ciascuno faccia il suo, faccia il proprio dovere, ognuno nel posto che assume all'interno della nostra comunità. Gli insegnanti facciano gli insegnanti, i politici e gli amministratori facciano i politici e gli amministratori, le forze dell'ordine facciano le forze dell'ordine. In altri termini, è necessario applicare a pieno quello che era il pensiero filosofico di un grande siciliano, una grande persona che io davvero stimo in modo profondo, che diceva aveva una filosofia di vita molto semplice ma secondo me molto profonda ed efficace, che è Domitino Puglisi, al quale vi prego di tributare il vostro applauso attraverso il suo pensiero semplice, che era quello, lui diceva sempre, se ognuno fa qualcosa, ognuno di noi è chiamato a dare la testimonianza del proprio passaggio in questa comunità, ognuno per quello che può fare, che sa fare e che è giusto che faccia nel ruolo che pensa. Quindi io credo che questo credo possa essere alle persone che verranno pregate, possa essere interpretato in questo modo, cioè un segno di valorizzazione semplicemente della testimonianza, quindi nulla di particolare, nulla di particolarmente eccesso, ma certamente volevo sottolineare la testimonianza che oggi secondo me è un elemento sempre più necessario in questa nostra società, essere testimoni di ciò che è giusto, e di ciò che non è giusto a mio avviso è l'elemento centrale su cui dobbiamo costruire la comunità del domani. Il terzo saluto è del Cavaliere Francesco Cagnina, che è consigliere nazionale delegato di Caltanissetta del MIN. Grazie per la parola. Io prima di tutto porto i consigli e i saluti della. Scusate un attimo. Voglio portare i saluti oltre che del nostro presidente Gianni Porcaro, anche del Consiglio nazionale di cui io faccio parte, e
Francesco Piga e Franco Messina, che sono pure il Presidente del Consiglio nazionale. Oltre gli iscritti, che oggi abbiamo portato una bella delegazione di Caltanissetta, qui a Mussomeli, che sono qui presenti di Caltanissetta. C'è l'ufficiale avuto da poco tempo, Carogio De Fraia, il quale io volevo fare un applauso a lui, che è stato l'ultimo degli insigniti che abbiamo avuto nel 2023 con l'onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. E poi gli altri che sono pure qui con noi, l'ufficiale Francesco Seglia, il cavaliere di Genova di Castro, il comandante della Polizia Municipale, cavaliere Frangiamone, Mussomeli, il polizia cavaliere Carmelo Mosca, e oltre a tutti, diciamo, gli organizzatori di questo bel incontro che c'è oggi, che hanno lavorato veramente alacremente, a partire da Giuseppe Mongiovi, Salvatore Taffaro, Di Pasquale e così via, e anche a Tio Frangiamone in questo contesto. Come diceva il nostro vicepresidente, questo incontro si è voluto fare proprio qui a Mussomeli, perché abbiamo voluto dare proprio un valore a questo premio, proprio in questa cittadina che è molto distante dalla Caltanissetta. Chiaramente ognuno, quando abbiamo fatto gli inviti, diceva che era più facile farlo ad Agrigento o farlo a Caltanissetta. Però abbiamo scelto questo anche se sapevamo che era una condizione un po' più difficile. Anche negli inviti che abbiamo avuto, oggi sta mancando il prefetto, sta mancando il questore. Purtroppo sia il fatto del venerdì, che è un giorno particolare dove tutti diciamo vanno nelle loro sedi, voi sapete benissimo, sono tutti di fuori, quindi non è che sono di Caltanissetta, il questore della Cusa, il prefetto idem, quindi diciamo il fine settimana più che altro c'è l'avvicinamento alle loro sedi. E quindi diciamo, abbiamo corso questo rischio, ma l'abbiamo corso in maniera voluta, perché in questo, come diceva il sindaco, noi ci credevamo proprio di farlo Mussomeli, e quindi diciamo, il rischio che abbiamo corso l'abbiamo voluto noi, diciamo, non è stato diciamo, una cosa che non sapevamo. Poi volevo anche dire, diciamo, questa associazione che noi siamo presenti in Sicilia da alcuni anni, ma che è presente in tutta Italia, l'Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana. Diciamo, quando il Presidente della Repubblica conferisce questa onorificenza, che è la più alta onorificenza civile che possa essere data a una persona, invece di mettere, diciamo, questa onorificenza nel cassetto e non farla vedere solo parenti e amici, noi abbiamo cercato questa onorificenza di sfruttarla attraverso un'associazione. Solo così si può fare qualcosa. E si può fare qualcosa con, diciamo, l'aggregazione delle persone, perché noi cerchiamo di accomunare proprio tutte queste onorificenze che vengono date da questa legge che è stata fatta il 3 marzo 1951. Sono già oltre 70 anni, diciamo, che è stata istituita, ed è stata, come vedete, istituita dopo che si è formata la Repubblica, anche se c'erano altre onorificenze, e ce ne sono tante altre, ai tempi, diciamo, del re, e poi del re terzo, però questa è quella che ha più il valore proprio della Repubblica Italiana. E noi, proprio perché vogliamo fare di questa associazione, che oltre a fare i convegni come quello di oggi, facciamo anche del volontariato, e siamo anche nella parte, diciamo, del volontariato di chi ha di bisogno. Noi nel nostro statuto abbiamo proprio sancito come missione che siamo presenti con chi ha di bisogno. Noi l'anno scorso, Pasqua 2023, abbiamo donato il pranzo a 70 famiglie bisognose di Caltanissetta, che ospitavano nella cattedrale di Caltanissetta, di cui il parroco di Mussomeli, il padre Gaetano Canalella, e abbiamo
attraverso, diciamo, questa cosa che abbiamo fatto, sempre autotassandoci, abbiamo reso possibile, diciamo, questo pranzo di Pasqua a queste famiglie. Poi, diciamo, anche nelle altre sezioni si è fatto tanto. Agrigento ha fatto la campagna Teleton con ottimi risultati. Poi in Noce abbiamo donato al Parco Rudatino la somma di 2.205 euro per la costruzione del Parco Rudatino, e questo è tutto quello che noi facciamo, lo facciamo sempre autotassandoci, quindi senza nessun patrocinio. Questa è una cosa di cui siamo orgogliosi e siamo fieri di fare questo. Noi abbiamo dedicato la nostra sezione, come vedete lì ci sono i laberi, quella di Caltanissetta, al giudice Antonino Caponnetto, quella di Agrigento è dedicata. Un altro grande giudice, Rosario Livatino, ed è proprio per lui che noi abbiamo fatto questa raccolta di questo parco che è in costruzione lungo la superstrada, la strada degli scrittori. E noi, diciamo, visto che proprio noi abbiamo dedicato questa nostra sezione al giudice Caponnetto, volevo chiudere proprio con una frase che ha detto lui mentre era ancora nel pool a Palermo, nel pool di mafia di Palermo: la mafia teme la scuola più della politica, l'istruzione toglie l'erba sotto i piedi alla cultura mafiosa. Quindi volevo concludere con questa frase molto significativa che ha fatto il giudice Caponnetto. Grazie a tutti. Do la parola al professor Francesco Pira per una comunicazione. Sì, abbiamo appena saputo, il presidente Galvagno ci ha comunicato tramite il sindaco che non potrà essere presente, ma sappiamo perfettamente che le altre cariche istituzionali quando ci possono essere precettate, quindi ci dispiace doppiamente, perché stasera noi assegniamo un premio a Romano Galvagno, ma soprattutto assegniamo un premio a suo papà, che era maestro, poi insomma sentirete la motivazione. Il presidente Galvagno ci ha già preannunciato che poi sarà la nostra cura, insomma, consegnati ufficialmente a Palermo, però insomma ci tenevo a dire questa cosa, che ci dispiace tanto che questo premio istituzionale non gli ha permesso di essere con noi stasera. Comunque leggeremo le motivazioni, faremo la consegna simbolica e poi lo riconsegneremo a Palermo. Quindi io penso che a questo punto possiamo anche iniziare la premiazione. Poco fa ho dimenticato di dire una cosa. Stamattina stavo percorrendo il tratto della Sicilia in macchina e sentivo un'intervista al regista Salvatore, che ha fatto un libro sulla sua vita, e ha citato Fellini, e Fellini diceva la vita è deludente, è meglio il cinema, no? Ecco, oggi noi ribattiamo questo concetto. Per pochi minuti, per poche ore, dimostreremo che la vita non è deludente, non sempre deludente, e che anche se non facciamo cinema, qualcosa la possiamo fare. Grazie. Entriamo a questo punto proprio nel cuore del premio. Io però volevo dare un saluto pure a Roberto Mistretta, perché parlandosi di Rosario Livatino, parlandosi di padre Puglisi, Roberto Mistretta è scrittore mussomalese, ma io lo devo uno scrittore nazionale che ha fatto in getta di premi con le sue opere, e soprattutto ha ambientato gran parte della sua produzione che riguarda il maresciallo Polanco proprio a Mussomeli. Quindi a questo punto io direi che possiamo iniziare con il premio. Avevamo scelto, per visto la grande qualità dei premiati, di non fare una graduatoria perché era impossibile, e avevamo scelto di premiare in ordine alfabetico, così come si fa a scuola, con l'appello, che è la cosa più semplice da fare. Però la dottoressa Gesuela Bullara ci ha preavvertiti che aveva delle necessità di rendersi reperibile, quindi
la prima premiata, saltando quello che era il criterio che avevamo scelto, è appunto la dottoressa Gisella Pullara, che si laurea in giurisprudenza. Dalla professione forense, esercitandola presso il foro di Agrigento. È dirigente di polizia penitenziaria ad Agrigento e ha svolto vari incarichi presso lo stesso ente. Comandante del reparto e comandante del numero provinciale traduzione e piantonamenti presso la casa circondariale di Agrigento. È ufficiale di polizia giudiziaria, notevole il suo impegno contro la violenza sulle donne, che le ha fatto ottenere importanti riconoscimenti. È stata relatrice di conferenze sul codice rosso ed il femminicidio, stimata ed apprezzata per la sua determinazione e per le sue attitudini al comando. La premia il professor Francesco Pira, che è vicepresidente nazionale del UNIM ed è una vera e propria diciamo, istituzione del UNIM stesso. Vado a leggere la motivazione. Per la passione e l'impegno nella sua attività di dirigente della polizia penitenziaria, dove ha ottenuto brillanti risultati per il suo impegno contro la violenza di genere, le sue indiscusse qualità umane e professionali l'hanno portato ad essere punto di riferimento a livello territoriale nella educazione alla legalità. Col quale già da molti anni collaboriamo. Gli è dato un po' di giustizia a chi giustizia la cercava per aver avuto dei reati, per essere messi in condizioni di disagio. Cerchiamo di interagire quotidianamente sia con la parte emotiva che con la parte comportamentale delle persone, e questo credo che lo si faccia in maniera sana, in maniera giusta e soprattutto al servizio del cittadino. Quindi con questo premio che voi ci conferite ci date la forza per continuare e continuare questa strada che è fondamentalmente rivolta al servizio della cittadinanza. Grazie. E allora continuiamo con la premiazione, continuiamo con i premi a questi illustri personaggi. Scherzo un po' con il vostro sindaco, ma lo conosco da sempre, è il prossimo premiato, appunto, Giuseppe Sebastiano Catani, che è il sindaco di Mussomeli, che dopo una formazione universitaria in indirizzo economico ha seguito diversi percorsi di formazione specialistica. È fondatore di una società di servizi ad imprese specializzata nella finanza agevolata in favore delle pubbliche amministrazioni e nella progettazione dei fondi. Nel 2015 si candida al sindaco di Mussomeli, ottenendo una vittoria con il 46% dei voti. Nel 2020 si ricandida per il secondo mandato, ottenendo una riconferma con il 70% dei consensi, praticamente raddoppiando. Nel 2022 si è candidato alle elezioni politiche regionali, con legge di Calcinetta, ottenendo una netta affermazione.
La sua idea è quella di far diventare, forse c'è riuscito, Mussomelli capitale della cultura e del turismo nelle aree interne siciliane. In questo senso, tante sono le iniziative e le progettualità introdotte dalla sua amministrazione su vari fronti. Vado con la motivazione. Per aver declinato la sua azione con passione, competenza ed efficienza, riuscendo a creare un percorso amministrativo virtuoso ed efficace, attraverso l'adozione di modalità di conduzione della cosa pubblica che mirano all'eccellenza, per la grande capacità di gestionare e per la lucida visione del futuro. Consegue il premio Francesco Cagnina, presidente della sezione di Caltanissetta dell'Unione. Complimenti davvero al sindaco di Mussomeli. Come dicevo nell'introduzione, abbiamo scelto proprio Mussomeli appunto per dare questo valore a questa cittadina. Prego. Grazie, intanto non mi nascondo la mia emozione questa sera. Voglio ringraziare prima di tutto l'Unibri per il premio che mi ha concesso. Francamente non sono emozionato, ovviamente sono orgoglioso di questo premio, non so se ho meritato il premio, so certamente di aver dedicato questi anni di attività amministrativa con impegno e con dedizione alla mia comunità, alla mia città. Questo è, credo, l'elemento centrale, mi piace la motivazione per questo. Ovviamente anch'io voglio condividere il premio innanzitutto con la squadra di amministratori che mi hanno accompagnato nel corso della mia prima sindacatura, quindi tutti i consiglieri comunali della mia prima sindacatura, tutti gli esponenti della giunta comunale e altrettanto adesso con i miei colleghi in giunta e i consiglieri comunali. Credo che solo attraverso un lavoro di squadra si possa portare avanti questa iniziativa. E ci tengo. Noi siamo dispiaciuti che lui stasera non è qui con noi, ma chiaramente per impegni istituzionali è dovuto, mi sembra ben compreso, andare a Catania. Lei porterà i saluti di tutti gli iscritti dell'Unimiri e della Sicilia e dell'Italia. Grazie. Che è stato Garbagno che ha chiamato poco fa e ci teneva a scusarsi con tutti voi e con tutti noi per la sua assenza, ma era in viaggio per venire qua, mi è stato chiamato a Catania per un incontro. In questo momento ci sono tanti temi caldi sul piatto, quindi era un incontro a cui non poteva non essere presente. So quanto lui ci teneva a essere presente proprio per reiterare il premio in memoria del padre, di cui non perdo occasione di parlare come faro della sua vita, quindi glielo consiglierò con piacere e sono certo che lui apprezzerà davvero tanto questo premio. Grazie al nostro Presidente regionale. Io, a questo punto è previsto un intervento musicale anche per sensare l'emozione che ha creato quest'ultimo premio. L'intervento musicale è a cura
del professore docente di storia della musica Corrado Silvitti, che ringraziamo dedicato a tutti voi. Grazie.
Kobe, mentore attivista alimentare e imprenditore, ha dedicato la sua carriera alla promozione di imprese sociali focalizzate sull'alimentazione, che aiutano le imprese creando valore sociale, nella convinzione che il cibo abbia il potere di trasformare la vita. Danny McCubbin ha svolto un ruolo cruciale nel programma School Dinners di Jamie Oliver e nel programma di apprendistato di Jamie Oliver 15, che ha aiutato i giovani svantaggiati a fare carriera nel settore alimentare. Inoltre ha contribuito alla fondazione dell'associazione inglese di San Patrignano, per la quale funge da ambasciatore appunto del Regno Unito. Con il suo impegno, Danny ha creato una rete mondiale di piccole e grandi imprese sociali, condividendo idee, informazioni e consulenze su vari progetti incentrati sul cibo. Amos Somelli ha creato The Good Kitchen, una cucina sociale che prepara pasti gratuiti per le persone bisognose. In poco più di un anno la cucina è diventata anche un'associazione che promuove progetti sociali, corsi di cucina per bambini, laboratori di musica, pranzi domenicali e responsabilità sociale. Vado con la motivazione. Per l'altro valore sociale della sua azione, svolta con proficua sensibilità, passione e vitalità a favore dei più deboli e svantaggiati, quale esempio concreto di integrazione, assistenza e generosità, per essere riuscito a trasmettere la gioia di donarsi e di poter essere di aiuto. Il Danny McCubbin non è presente, tira il premio per lui il signor Franco Amico, mentre a premiare Franco Amico, che è componente del direttivo dell'associazione. Io ero proprietario e poi mi sono
talentuosi e così eccezionali, forse un piccolo premio non significa nulla, però un'altra delle cose che vorrei chiedergli, perché sono molto curioso facendo parte della categoria, diciamo, quelli un po' di carne, hanno sempre detto che cantavano bene quelli che sono in carne, invece lei è proprio la dimostrazione esattamente del contrario. Quindi le do tutti il mio supporto, perché veramente è riuscita a dimostrare una cosa che per me non era dimostrabile. Quindi, grazie. Io sono molto onorato di poter premiare Corrado, perché in effetti lo conosco da sempre. Siamo amici di famiglia e parenti di famiglia. Corrado, come dico io, quelle persone che sono del fare, e mi serve del fare, siamo quelli che non ci lamentiamo né della nostra città, né della nostra isola, ma siamo quelli che la mattina ci alziamo e cerchiamo di dare il massimo e dimostrare le qualità che abbiamo e possibilmente trasmettere, in particolare ai giovani. Tra le cose che avete detto mancano le cose più importanti. Lui ha vinto alla botola suonando con le mani dietro sul canale 5, Rai 1, sul Rai 1, poi anche canale 5 in altre esibizioni. Cioè lui è quello che porta la bella faccia della Sicilia nel mondo. Quindi dico, e questo è importante. E lui è la persona che proprio porta la bandiera di questo, e io sono onorato di premiare. Non mi dilungherò, perché insomma già vi ho intrattenuto con la musica, semplicemente per dire grazie di cuore al Cavaliere Calogero De Fraia, alla sezione di Caltanissetta che ha segnalato la mia candidatura. Io mi sento veramente il più piccolo questa sera tra tutti, ed è un onore, una gioia e un'emozione grande stare in mezzo a tanti illustri personaggi. Io semplicemente ho il piacere e la fortuna, che tanti miei coetanei non hanno, di lavorare in un settore che mi appassiona, perché è stato sin da sempre la mia passione, e di non aver avuto la necessità di evadere fuori dalla Sicilia, come purtroppo molto spesso accade. Molti miei compagni di scuola hanno delle brillanti carriere, però sono tutti fuori dalla Sicilia. Io ho la grande fortuna di lavorare in un settore che amo, non mi sono dovuto accontentare, perché ho fatto della musica il mio lavoro, e quindi tutta la passione che io quotidianamente metto in questa mia principale attività, adesso anche al servizio dei giovani, anche come scopritore di talenti, perché nel frattempo abbiamo vinto Castrocaro con Luigi Salvaggio, anche Miele, la ragazza che è di Caltanissetta, che è arrivata a Sanremo e ha iniziato con me. E quindi devo dire che niente, semplicemente grazie, sono veramente onorato, e non vedo l'ora di mostrarlo in studio a tutti. Grandi umili fanno questo, e lui si mette in gioco, in gioco, quindi prenderà una più grande, e la Sicilia sarà più grande grazie a queste persone. Grazie. Ha ricoperto numerosi incarichi politici e pubblici. Ha esercitato le funzioni di giudice conciliatore, docente di discipline giuridiche ed economiche, ha insegnato negli istituti superiori.
Molti dei tuoi contributi giuridici e culturali sono stati pubblicati su periodici, libri e riviste. Attivo è il suo ruolo nell'Azione Cattolica. Fa parte della Pontificia Accademia Mariana Internationalis. Esercita la professione di avvocato ed è iscritto all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori. Andiamo alla motivazione. Per aver scritto con convinzione e passione un libro straordinario sul presidente Versailles di Mattarella ucciso dalla mafia. Un volume in cui sottolinea l'eredità morale che ci ha lasciato il presidente Mattarella, quella di credere che tutto può cambiare e che è possibile immaginare un mondo migliore. Consegna il premio la dottoressa Maria Volpe, presidente Unibri di Agrigento. Io tengo a dire una cosa importantissima. Gianni è una persona che ha una grande dote, quello di saper mettere su un libro pensieri che sono molto importanti. Noi è un momento, devo dire, per tutti i cattolici cristiani, un momento anche di grande fermento e anche di grande di interrogativi. E lui è riuscito a scrivere questo libro sul presidente Mattarella tirando fuori quelli che sono dei valori che per noi sono fondamentali. Lo ha fatto con, io ho avuto modo di leggere il libro, l'ho fatto con quel filo di penna che è qualcosa che secondo me lo contraddistingue e l'ha sempre contraddistinto. Quindi io vi invito a leggere questo libro perché Versailles Mattarella era un grandissimo siciliano che purtroppo la mafia ci ha tolto, ce l'ha tolto nel peggiore dei modi, e oggi onorarlo su quelli che sono i suoi valori più alti è qualcosa che non rende solo omaggio al presidente Mattarella, ma anche a chi l'ha fatto. Quindi ti ringrazio davvero per questa cosa che faccio, soprattutto per i nostri giovani. Grazie. Guardate qua. Grazie a tutti, cominciando dal sindaco di Mussomeli, città accogliente, città meravigliosa, che lo dimostra in ogni occasione. Siamo arrivati stasera in macchina, abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo posteggiato alla Madonna dei Miracoli e tantissime persone si sono adoperate ad indicarci la strada presso questa magnifica location, già un biglietto da visita meraviglioso. Un grazie alla presidenza dell'Umbria, al vicepresidente Francesco Pira, straordinario, è stato detto e sottolineato qua stasera, ma vi posso assicurare che è una persona davvero meravigliosa, una risorsa di questa nostra bella Sicilia. In questa nostra bella Sicilia credo che serate come queste aiutano a rinnovare la speranza e a darci la gioia di andare avanti. Si può cambiare, se vogliamo possiamo cambiare, e stasera viene data una dimostrazione che ciò è possibile. Io devo dirvi che ricevere un riconoscimento, un premio, che richiama i valori della legalità, della giustizia, della pace, della solidarietà, del volontariato, dell'amore, ma vedo nel luogo dell'amicizia una stretta di mano, dell'azione, verba, acta, non verba, azione e non parole, non si fanno chiacchiere, si fanno fatti. Cambiare con attita e non verba. È possibile cambiare avendo le carte in regola. È possibile cambiare tenendo la schiena dritta. È possibile cambiare avendo barra dritta e occhi negli occhi. E questo è meraviglioso. E l'Unibri
è una testimonianza di questi valori. Ma al tempo stesso questo riconoscimento infonde gioia, infonde impegno, ma infonde soprattutto responsabilità e nei confronti dei proponenti, ma nei confronti anche della comunità dove operiamo, nei confronti di quelle persone che ci stanno vicini, nei confronti del nostro prossimo. Io vi posso dire che a questo premio darò un posto speciale nel mio studio. Ma signora, vi posso dire che il posto speciale ce l'ha già, nel mio cuore e nella mia mente. Grazie, grazie a tutti. Sinceramente non vedo l'ora di leggere il libro. Questo, dopo averla sentita parlare, non vedo l'ora di leggere il suo libro. Procediamo con l'ultimo premiato. Ho spiegato che l'ordine è stato fatto in ordine alfabetico, così come la scuola, perché così non si creano categorie di sorta e graduatorie di sorta, che non è il caso. Parlo del dottor Stefano Zannuto, magistrato. In magistratura dal mese di luglio del 1998 ha prestato servizio nei tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia, Agrigento e Sciacca. Attualmente presta servizio nel tribunale di Sciacca quale giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare e quale presidente del secondo collegio penale. Nell'arco della carriera ha svolto pressoché tutte le funzioni civili e penali. Esperto di diritto penale dell'immigrazione, si è occupato di svariati procedimenti penali sul tema. Da un suo provvedimento, pubblicato nelle principali riviste internazionali di diritto sull'immigrazione, si è originato il procedimento penale a carico di Matteo Salvini, attualmente in corso a Palermo. Attento ai diritti delle fasce deboli, ha, per la prima volta in Italia, riconosciuto la capacità testimoniale di una vittima di abusi sessuali disabile capace di esprimersi solo con movimenti del capo. Ha più volte relazionato su quelle tematiche per incontri di studio e conferenze destinate ai magistrati, avvocati, esponenti della società civile. Ha insegnato diritto processuale civile nella scuola di specializzazione per le professioni legali, esperto di letteratura e di Leonardo Sciascia in particolare, ha pubblicato presso la rivista Atlante della Treccani un contributo sullo scrittore ragabondese. Vado alla motivazione. Vero paladino della legalità, quale giudice all'altra delle porte d'assise a casa di Sette del Rigento, ha inflitto per verso di astorici capi mafia, Novenia, Rina e Provenzano, portatore di valori alti e vero interprete di giustizia giusta. Uomo dello Stato, magistrato preparato e formatore eccellente. A premiare sarà Francesco Pira, al quale lascio la parola. Grazie. Potremmo dire dulcis in fundo, però non lo possiamo dire perché siamo entrambi juventini e quindi penseranno che è un fatto di affinità di tifo. E invece, quindi io sono particolarmente grato al dottore Zannuto perché so che aveva udienza fino a pochi minuti fa e ha fatto i santi volontari per essere qui con noi. Ha fatto questo periplo Sciacca Mussomeli che non è molto semplice. Ho avuto l'onore di conoscere il dottore Zannuto un po' di anni fa, abbiamo fatto anche delle cose insieme, degli impegni culturali importanti, ne ricordo uno in particolare la presentazione del libro di Giudice Lazaro a Caricattì, e poi ho avuto anche l'onore di averlo come relatore alla presentazione del mio libro. Ma è un uomo di legge a 360 gradi e in questo momento noi abbiamo bisogno di uomini come lui che ci facciano credere che quel lato giusto, io ho parlato all'inizio del lato giusto, non del fatto che dobbiamo stare dal lato giusto, che quel lato giusto possa essere ancora vincente. Stasera abbiamo avuto dimostrazione che tante cose si possono fare. La caratteristica per cui chi ha proposto il premio ha immediatamente accettato questa possibilità che il dottore Zannuto potesse essere con noi stasera è perché lui abbina la sua grande capacità come magistrato a una grande cultura che nasce dall'umanesimo, che nasce dalla sua conoscenza anche di
persone autorevoli come Leonardo Sciascia. Tra le cose più belle della mia vita c'è stato un incontro a 16 anni con Leonardo Sciascia, proprio a Racamuto. Abbiamo organizzato un convegno, io e Gaetano Sabatelli eravamo giovanissimi giornalisti, e organizzammo un convegno sulla informazione del territorio. E ricordo che Sciascia disse qualcosa che è rimasto nella storia, no? Dice, prima io la mattina mi alzavo, compravo il Corriere della Sera e capivo tutto quello che stava accadendo in Italia. Adesso mi compro, era il 1982, mi compro 5 giornali e non ci capisco nulla. Immaginatevi cosa direbbe oggi Sciascia con centinaia di testate giornalistiche, ma anche centinaia di fake news. Quindi io lascio la parola al dottore Zannuto, che ci dà davvero la testimonianza che questa Sicilia può essere una Sicilia. Oggi questo premio è avvenuto nel giorno del compleanno del giudice Borsellino, a cui oggi avrebbe compiuto gli anni. Tra le cose più belle che mi porto della mia vita è anche un'intervista al giudice Borsellino. E ricordo che il giudice Borsellino, nella mia prima vita quando ero giornalista, quando io gli chiesi, ma il giudice, lui stava tornando da Palermo, da Marsala a Palermo, non stava tornando in macchina, ma lo stavano ritrasferendo a Palermo, e io gli feci questa domanda, lo chiamai perché c'era stato un rapimento a Palermo, e gli chiesi, ma giudice, lei ha paura? Lui mi rispose, sì, ho paura figlio mio. E disse, paura? Ma lei ha paura? Lei non mi può dire che ha paura, perché sennò ci cade tutto. E lui mi ha detto, la paura è nell'essere umano, tutti noi possiamo avere paura, ma questo non ci toglie la possibilità di vincerla quando serve. Quindi io penso che una giusta eredità è quella che il giudice Zannuto ha raccolto, che la paura si può veramente vincere. Grazie davvero per questo. Scusate il ritardo, come diceva un famoso film di Troisi, ma oggi ho avuto udienza e ho avuto difficoltà ad arrivare. Spero di ritrovare la macchina, cioè il comandante di visita. Non ho fatto molta attenzione ai segnali, quando l'ho lasciato ma ero disperato per il ritardo. E ho trovato una persona graziosissima che si è fatto forse 2 chilometri in salita con me per accompagnare. Quindi confermo il giudizio sull'ospitalità dei mussomedesi. Sono molto grato ed emozionato nel ricevere questo riconoscimento per una serie di ragioni, alcune delle quali già previste, altre sopravvenute oggi venendo qui, perché tra i premiati c'è un mio concittadino, il maestro Sellitti, e tra i premiati c'è uno dei più grandi alfieri della pasticceria siciliana, direi Missena. La pasticceria Missena è la migliore del mondo. Il papà è un grande. Il mio papà è un pasticcero. È un grande che abbiamo attinto tanto. Ho avuto l'onore di premiarlo io personalmente a papà e di fare delle manifestazioni insieme a papà. Veramente un grande onore. Poi dicevo, vi sono anche delle ragioni già previste. La prima è dettata dal fatto che tra i premiati, che però non vedo, c'era la dottoressa Fontana, che è stata mia allieva alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e ne avevo subito intuito le eccezionali potenzialità, quindi ho avuto il privilegio di seguirla sia pure da lontano in questo suo cammino professionale. Ma la ragione principale che attinge alla mia emotività e al mio sentimento è una: Mussomeli è la città dell'uomo che mi ha cambiato la vita, che purtroppo non c'è più, ed era il professore Salvatore Mancuso, che è stato mio professore di storia e filosofia al liceo scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta, ed è la dimostrazione che la vita è fatta di incontri occasionali. Un grande poeta brasiliano diceva che la vita è l'arte dell'incontro,
Io ho avuto il privilegio all'età di 16 anni di incontrare quest'uomo che mi ha cambiato l'esistenza. Io dico sempre a mia moglie che si arrabbia, che assieme ai miei genitori è la persona più importante che ho incontrato nella mia vita, perché ero uno studente abbastanza distratto, se vogliamo usare un eufemismo, e invece lui mi ha fatto amare la cultura, l'impegno, la dedizione, il rispetto dell'essere umano, tutto, senza distinzione. E soprattutto mi ha indirizzato verso gli studi che poi mi hanno portato a diventare un magistrato. Perché io, siccome volevo assomigliare a lui e volevo fare il professore di lettere e filosofia, mi disse: no, tu devi fare il magistrato. Evidentemente intuiva qualcosa che poi si sarebbe successivamente verificato. E l'ultima cosa che voglio dire è: attraversiamo un momento molto complicato che riguarda tutte le istituzioni, riguarda tutti i gruppi sociali organizzati, famiglia compresa. Facevo riferimento alla scuola. Questo è un momento di crisi della scuola. C'è una crisi di vocazione degli insegnanti. C'è una crisi degli studenti che sono distratti da mille altre cose. I genitori siamo impegnati, distratti, corriamo. Le istituzioni dello Stato attraversano delle difficoltà, la magistratura compresa. Qualcuno diceva: grande confusione sotto il cielo, tutto va bene. Io sono leggermente meno ottimista. E grande confusione sotto il cielo, ma insomma, ciascuno di noi deve dare il massimo che può. Questo vale per tutti. Grazie. Visto il successo dell'intervento musicale, io pregherei il dottor professore Corrado Silvitti di nuovo divertarci con un altro intervento come quello precedente. Thank you.
come ha anticipato il Cavaliere dell'Aria, dedicherò a tutti i presenti l'esibizione che mi ha reso, diciamo, popolare di fuori della Sicilia grazie alle numerose apparizioni televisive e due volte sulle reti mezze del Canale 5 nei programmi Cultura Moderna, Idioma Mucca, Italia Esportata, dove ho ricevuto l'idea visiva da parte di Maria De Pirri, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, che vedendomi suonare tanti strumenti musicali mi ha detto: Corrado, sei da solo ma sei l'orchestra più economica del mondo, perché sono in privato. L'esperienza più fortunata per me è stata in occasione del talent show di Rai 1, La Botola, condotto dal compianto Fabrizio Pizzi. Era un talent dove sono sfidati 280 artisti provenienti da ogni parte del mondo, ciascuno con la propria specialità in vari settori: magia, acrobazia, cantanti, ballerini, insomma, chi più ne ha più ne metta. Fu un torneo che durò tutta un'estate. Io inaspettatamente vinsi la mia puntata con questa performance, arrivai alla semifinale, vinsi anche la semifinale, arrivai in finale e alla fine del gioco fui l'unico su 280 artisti a non cadere mai dentro la piscina, perché quella che sto per farvi vedere fu ritenuta dal pubblico votante l'esibizione più bella e mi fecero vincere il programma. Quindi come potete immaginare, per me ha un valore molto importante, mi ha portato molta fortuna. È stata una bella cifra, una bella cifra. Visto che mi ha portato molta fortuna, vorrei dedicarla a ciascuno dei presenti, augurandovi che, come ha portato bene a me, possa fare lo stesso con voi, e visto che siamo anche all'inizio dell'anno, anche alle vostre famiglie per tutto questo 2024. Grazie. Chiedo scusa, purtroppo lo sgabello è un po' basso per fare questo numero, quindi non so se mi riuscirà al 100%, ma ci provo. Thank you.
repressione, che la legge è la, la repressione, e quindi questo ci carica tantissimo di responsabilità. Il nostro mestiere di dirigente è un mestiere oggi più complesso, strano, nel senso che i risultati che noi otteniamo sono in gran parte dovuti non alle nostre abilità quanto alla qualità del corpo docente. Per cui davvero mi sento di condividere questo premio con tutti i docenti della mia scuola. Io mi sento caricato di responsabilità e sono sicuro che questo premio sarà anche, aumenterà, crescerà la responsabilità dei nostri dirigenti, dei nostri docenti, chiedo scusa, nei riguardi dei giovani che abbiamo in affidamento. Grazie del premio. Grazie. 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 Sì. Io ho voluto prendere la parola solo per ringraziare, parli di tutti gli altri perché altrimenti avrei fatto pure brutte figure, però non scherzi a parte, perché per quanto leggo la motivazione per l'impegno sociale profuso nel tempo a favore della collettività. Vedete, io sono di per sé un crocerossino perché faccio parte della Croce Rossa e quindi il volontariato me lo sento all'interno, nelle vene mi corre il rosso della Croce Rossa, ma non solo, sono anche assessore alle politiche sociali, di cui sono fiero di essere stato delegato dal sindaco, per cui questo premio, devo dire, e questo riconoscimento, non premio, questo riconoscimento mi scaturisce da una serie di ringraziamenti da fare. Uno al mio staff e quindi all'ufficio dei servizi sociali, perché senza di loro, come assessore alle politiche sociali, avrei fatto ben poco. Do il mio contributo, ma gran parte del riconoscimento è loro. Un altro è un ringraziamento, come si suol dire, per il supporto per sopportarmi. In questo caso è per sopportarmi, lo riferisco alla mia famiglia, perché sottraggo molto tempo, perché mi sopportano con tutti i problemi che porto a casa, anche se non dovrebbe essere così. Un altro ringraziamento un po' particolare sono ai medici dell'ospedale che in questo ultimo anno mi tengono troppo vicino tra problemi cardiaci, problemi di articolazione. Per cui grazie a tutti ed è veramente, ringrazio voi naturalmente, perché vedete, avere un ringraziamento da parte dei tuoi concittadini con i quali ti rapporti, con i quali vedono effettivamente il tuo operato, quindi ti senti gratificato, ma avere un riconoscimento da parte di un'associazione di valori così alti come è la vostra associazione è ancora di più gratificante per il singolo. Quindi grazie a tutti voi e grazie al mio caro amico Giuseppe. Grazie. Grazie. Io sento il dovere di darvi i ringraziamenti, i saluti del Presidente Nazionale Porcaro e credo che, e spero, per questo ho chiesto a Giuseppe di essere con me, visto che poi è stato lui a proporre per primo di fare questo premio e tra l'altro di farlo anche a Mussumeli, era in buona compagnia questa. Quando noi siamo partiti non immaginavamo questa riuscita, quindi io ringrazio davvero tutti voi, anche voi che avete avuto pazienza ad ascoltarci, ringrazio chi ci ha permesso anche di avere dei momenti importanti musicali. Credo che la musica, non lo dico io, ma lo diceva un grande statista, la musica è qualcosa che unisce tutti i popoli e sulla musica non c'è nessuno che può dire, ci stiamo preparando a Sanremo, no? Noi lo tireremo anche su Sanremo, però la musica unisce, la musica può portare pace, la musica può fare delle cose straordinarie. Stasera abbiamo visto quanto la musica, forse è stato il momento in cui abbiamo avuto più attenzione, perché la musica ci ha dato proprio dentro quell'energia di cui abbiamo bisogno. Quindi io vi ringrazio davvero, vi ringrazio a nome degli Olimpri. Ringrazio non solo i dirigenti che vedete qui presenti, tutti i soci che sono qui presenti, ma ognuno di noi, perché come ci dice sempre il nostro presidente Porcaro, lui anche lui è stato un uomo all'istituzione, ha fatto tante missioni all'estero, e lui ci dice sempre, noi
anche se facciamo delle piccole cose, abbiamo seminato e qualcosa da questo seme, un germoglio può venire fuori. Quindi stasera abbiamo provato a far germogliare qualcosa, magari ce la facciamo ad avere il prossimo anno un alberello in più. Quindi io vi ringrazio davvero e vi auguro le cose migliori, vi auguro un buon weekend e mi auguro che prima o poi tutto il secondo per arrivare al prossimo anno. Finisco. Faceva le strade con le curve perché in realtà non ci voleva far addormentare contro gli anni. E poi diceva no, non è vero, non è per questo, è perché non vogliono prendere i terreni di quelli a cui non si possono toccare, no? Cioè, e quindi sono tutte queste strade con le curve. Quindi io mi auguro che il futuro di Mussolini sia una bella strada di curve. Bella se Salvini con la scusa del ponte magari trova qualche finanziamento per fare un ponticello che arriva, no? Da giù, da Campofranco. Quindi grazie davvero a tutti, una buona serata, buon weekend a tutti, grazie. E con la delle migliori facciamo parlare a uno che è intervenuto in questo pomeriggio a Palazzo Sgaderi qui a Mussomeli in occasione del riconoscimento di premi promossi dall'Unione, dall'UMRI. Ecco, dica lei la sua dopo il successo che ha riscosso in questa sala dove in questo momento, ecco, le persone, ecco, chi per la foto, chi per altro, ecco, sta andando via. Sono sinceramente emozionato, un riconoscimento che fa senz'altro piacere, che sprona a fare ancora di più. Sono anche emozionato e contento per come siano andati i momenti musicali, aver ricevuto la standing ovation di una platea così importante. È stata un'emozione veramente unica. Che dire, come ho già detto pubblicamente poco fa al microfono, essere qui in mezzo a tanti personaggi illustri della nostra terra per me è un onore immenso. Sicuramente in mezzo a magistrati, medici, colonnelli, io sono il più piccolo tra tutti, però il fatto di aver ricevuto questo premio mi riempie di gioia e mi impegna a fare sempre di più nella mia attività quotidiana di musicista e di insegnante. Ma lei ha le prese con il pianoforte, ma come ha fatto la sua, ecco, esecuzione al brano con le spalle, dando le spalle al pianoforte, come ha fatto? Beh, questa è un'esibizione per chi mi conosce che faccio da tempo, perché è una, diciamo, il mio punto forte, la mia caratteristica che faccio da tanti anni, lo faccio sin da quando sono bambino, è nata così per gioco e poi insomma è un piacere portarla avanti, anche perché questa stessa esibizione mi ha dato la possibilità in diverse occasioni di andare alla ribalta televisiva con i canali Mediaset e Rai, ed è sempre un piacere poterla mostrare, anche perché per chi non l'ha mai vista, come stasera molti insomma la vedevano per la prima volta, è sempre una novità che incuriosisce molto e ha sempre il suo fascino, un certo effetto. Ma ha notato che il pubblico si è alzato in piedi? Assolutamente sì, e infatti sono profondamente onorato ed emozionato per questa reazione spontanea che ha avuto il pubblico. Non è da tutti i giorni che c'è una standing ovation, quindi veramente grazie di cuore. Ok, complimenti. Grazie. Complimenti. E noi vediamo qui chi possiamo fare parlare, ecco, un po', ecco, ecco, sta andando via uno che è stato premiato. Siamo in diretta sul Fatto Nisseno, sul Fatto del Vallone. Dica qualcosa. Dico che questa è una serata straordinaria e auguro all'UNIMRI che possa essere una serata generativa di cultura, di bellezza, di progresso, di saggezza, di legalità, di giustizia, di pace e di amore.
viva l'Unimri, viva la Sicilia. Grazie, grazie. E intanto qui la foto di gruppo, ecco, è terminata, è stata fatta. Vediamo un po' uno dei premiati, ecco, vediamo un po', ecco, dica qualcosa, siamo in diretta, è terminata questa, questo incontro pomeridiano, di come, ecco, un suo giudizio. Ma è stata una manifestazione eccezionale, straordinaria, che dà merito a Mussomeli e ai mussolesi, al sindaco e a tutta l'amministrazione, e poi all'Unimri che ha saputo cogliere i talenti, ecco, che ci sono nel nostro territorio, ed è una qualcosa che ci fa onore. Acta non verba. Acta non verba. Nel mio profilo Facebook io ho messo da sempre acta non verba. Fatti. Le chiacchiere non fatti servono. Non chiacchiere. Non servono. Ok, e lei cosa può dire? Ecco. Io posso dire che ce la possiamo fare. Dobbiamo insistere anche per dare, rilanciare un pochino la cultura e le mentalità passate. Quindi ce la possiamo fare. Va bene. Vediamo, ecco, vediamo. Ecco, e la parola, ecco, dica qualcosa al termine di questo meraviglioso incontro. Sono veramente molto soddisfatto di come è andata questa serata. Un premio che ha premiato personalità del seno e dell'Agrigentino, veramente la Presidente regionale dell'Unimri, una serata ottimamente funzionante. Grazie a tutte le autorità intervenute e al Comune di Mussolini. Grazie. Grazie a lei. Ecco, vediamo un po'. Mentre qui continua l'incontro. Vogliamo dare la parola al sindaco. Ecco, sindaco onorevole Catania, una riunione oggi, applausi, partecipazione, musica, ci dica qualcosa. Devo dire che è stato un pomeriggio particolare, diverso, emozionante se vogliamo, organizzato dall'Unimri, che ha voluto consegnare dei premi e degli attestati di stima ad alcune figure, ad alcune personalità. Mi sono francamente stupito del fatto che tra i premiati c'ero anche io. Sono ovviamente grato per questo premio, sono orgoglioso per aver ottenuto questo premio, ma penso di non avere fatto nulla di particolare se non quello di amministrare la mia città con passione e con l'amore che ho per il territorio dove sono nato e dove vivo. Lo considero più uno stimolo a fare di più e meglio, più che un premio. Quindi grazie davvero all'Unimri per questa bella serata che ci ha regalato, e anche a tutti coloro che sono intervenuti, compreso gli altri, le altre figure che sono state premiate con grande merito. Grazie sindaco Catania, e noi chiudiamo qui questa diretta sul fatto Niceno, sul fatto del vallone. Carmelo Barba, come al solito, vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alle prossime dirette. Grazie.
buono, Cristina.